Una volta Baggio mi sa usa 94, credo. Tirò alle stelle. Io sono Coletti in Serie C2. Ci può stare che il portiere la sfiora, dai. Torni a essere un rigorista. Eh? Torni a essere rigorista. No, torno a essere rigorista. Diciamo che quando c'è Andrea li tira Andrea. Poi ci sono anche altri ottimi giocatori che li sanno tirare, come Olcese, Ambrosini o anche Paterno che lo voleva tirare. Siamo tutti alla pari, quindi, però poi è un discorso che lì al momento c'è uno che decide, si prende la responsabilità e oggi l'ho presa io. Gara complicata, difficile mentalmente? No, gara complicata perché gli avversari erano vivi. Al di là del fatto che si pensava che gli avversari erano morti, che sono già retrocessi, invece non è così. Sembrava così facile e invece no. Invece secondo me siamo stati molto bravi, anche fortunati, ma molto bravi. Ci abbiamo un grande portiere che oggi ha parato un bel rigore. Altre volte quando facciamo i papere siamo bravi tutti a massacrare o ci facciamo gli autogol. Quando para bisogna esaltare pure. Oggi abbiamo vinto, anche grazie a una grande parata. Il portiere gioca con noi, mica gioca con gli avversari. Sicuramente non è stata una partita stupenda. Guardiamo la Juve per esempio, in un campionato di 34 partite quante ne fa in maniera stupenda la Juve? Una ventina? 12, 13 le fa più sottotono. Oggi non era stata una partita delle migliori, però comunque abbiamo lottato contro una squadra che correva, aggrediva. Abbiamo vinto, 3 punti a casa, siamo felici. Sempre, sempre, perché sento l'ambiente sempre un po' amareggiato, non si è mai contenti di come vanno le cose. Poi di positività. Abbiamo vinto oggi, mica si può sempre fare 100 tiri in porta, eh. Abbiamo vinto. Ciao, ci avviciniamo, non volevate fare i playoff tutti, siamo a 2 punti di playoff, non siamo contenti. No, mo dovevamo giocare bene per forza. Tutto ma quello non si è percepito è che non c'è stata probabilmente la giusta cattiveria, venendo da un periodo così negativo come risultati, non dico come gioco, come risultati ci aspettava oggi. Aggrediamo l'avversario che è in difficoltà. Cerchiamo una vittoria robusta. Bene. Quello che è quello che si contesta. No, ma sai cosa, Andre? Non è il discorso di io capisco il discorso che fai. Però non giocavamo contro una Beretti. Giocavamo contro giocatori giovani che correvano. Cioè non è facile aggredire. Cioè è facile dirlo, aggrediamo. Dove buttano una palla, spezzata e si prende gol. Cioè non, onestamente non siamo una squadra che va a pressare a tutto campo, che ha la forza di andare a pressare tutti. È una squadra che si organizza per andare a prendere gli avversari al momento giusto. Poi, ripeto, nell'ultimo periodo, secondo me, abbiamo fatto anche ottime partite. Purtroppo, rovinate un po' da episodi, disattenzioni, il mio autogol, degli episodi. Oggi un episodio abbiamo preso gol, un altro episodio per prendere gol. Con 2 episodi, cioè, però, secondo me, la squadra, con la testa, ci sta. Poi, ripeto, cioè, dipende dai punti di vista in cui si vede la partita. Oggi la vediamo dal punto di vista che stavamo giocando contro la penultima in classifica. Ci devi dare 6 gol. Non è così. Non è così facile, perché mi sa che questa squadra non è andata a pareggiare a Salerno, la squadra dei marziani. Cioè, non è facile. Cioè, sembra facile, ma non perché, cioè, la partita è stata così, non perché noi non c'eravamo mentalmente, perché magari c'era l'avversario che noi non ci aspettavamo. E quindi sembra, dipende dal punto di vista in cui lo guardiamo. Se è normale, il bicchiere lo vediamo mezzo vuoto. Sì, diciamo, potevamo fargli 3 gol, 4 gol. No, vediamo mezzo pieno. In un momento di difficoltà, comunque ce l'abbiamo fatta. Grazie al gruppo, comunque. C'era anche un po' di ansia con il passare dei minuti di non riuscire a centrare. L'ansia, poi quella è una cosa un po' soggettiva, non è facile. Cioè, chi riesce a gestirla e chi... Però, comunque, cioè, non è facile. Poi, quando siamo andati sull'1-1, cioè, non è stato facile ricominciare, perché comunque un po' il timore di pareggiare la partita c'è. Ho visto a un certo punto incitare i tuoi compagni di squadra e dire calma, calma, che c'è ancora tanto tempo. Sì, ma io come tutti quanti noi, cioè ci incitiamo tutti a vicenda. Quindi non è normale che cerco di mantenere la calma quando magari c'è un po', vedo qualche pallone buttato un po' a caso. Anche se, ripeto, oggi il pressing, cioè, fatto da loro era abbastanza forsennato. Qui, cioè, non era facile gestirla la palla con lucidità. Quindi magari qualcuno sotto pressione ha buttato qualche pallone, però ci può stare. È arrivato il momento in cui tu guardi la classifica? O aspetti ancora? Aspettiamo un altro paio di partite. Quando ne mancano 4? Giù, ne mancano 6 adesso, giusto? Sì. Quando mancano 4 partite, vediamo i risultati che facciamo alla Lamezia e poi in casa con chi giochiamo?
con l'Arzanese e poi magari vediamo un po' che. Ok, ci aggiorniamo.